Allora, signori, come esempio di applicazione delle caratterizzazioni dei doppi bipoli che abbiamo introdotto, vi presento due schemi classici di collegamento di tre resistori. Il collegamento che vedete alla mia sinistra viene tipicamente individuato come schema T o, come vedremo, anche stella di resistori. Il collegamento che vedete alla mia destra invece viene chiamato schema pi greco. Ovviamente T e pi greco ricordano graficamente il tipo di connessione che stiamo studiando. Calcoleremo la matrice delle resistenze per lo schema T, la matrice delle conduttanze per lo schema a pi greco. Bene, allora, iniziamo dallo schema a T. Iniziamo con il calcolo di R11. Chi è R11? Abbiamo detto, R11 è la resistenza equivalente vista alla porta 1 quando la 2 è aperta, cioè terminata con un circuito aperto. Quindi devo leggere la rete dai morsetti 1-1', concettualmente vi ricordo cosa si intende. Stiamo calcolando la matrice delle resistenze. Quindi significa che stiamo imponendo le correnti. Nel calcolo di R11 la corrente I con 1 è nota e quindi concettualmente c'è un generatore di corrente che la imprime. La corrente I2 è anch'essa nota ma è uguale a 0 e quindi qui c'è un aperto. Quindi il calcolo di R11 si riduce nel calcolo della resistenza equivalente che vede un generatore I con 1 in questa posizione, con questa rete collegata. Qual è la resistenza equivalente che legge I con 1? Se qui c'è un aperto, R2 è appesa, cade, la potete anche cancellare. Ok? Cioè la corrente che alimenta questo circuito non andrà mai nel ramo RB perché quel ramo è in serie di un aperto, quindi non vedrà mai circolazione di corrente. Quindi la corrente si chiuderà su RA ed RC. Pertanto la resistenza equivalente che legge il generatore è semplicemente la somma RA più RC. Ok? Quindi scriviamoci il risultato: R11 è uguale RA più RC. E la somma di due numeri reali positivi è quindi reale positiva, come sappiamo che deve essere per la passività. Ok. In questo stesso circuito possiamo anche calcolarci la R21. La R21, se andiamo a prendere le equazioni che definiscono questa caratterizzazione, sarà V2 diviso I1 quando I2 è uguale a 0. Quindi è lo stesso circuito di calcolo di R11, quindi la I1 è impressa alla porta 1 e la porta 2 è in aperto, mentre però nella R11 voi andate a calcolare V1 da mettere al numeratore, stavolta ci serve V2, cioè dobbiamo calcolarci questa tensione di aperto.
e quindi R2,1 non è interpretabile come una resistenza equivalente, ma semplicemente come un coefficiente di resistenza. Quindi lo stesso circuito di prima adesso lo dovete vedere però con l'obiettivo di calcolare V2. Ma V2 si calcola molto semplicemente, perché in quest'anello di destra, dove c'è RC, RB e l'aperto, se andate a fare il bilancio di tensioni vi accorgete facilmente che la tensione V2 è anche uguale a quella su RC, perché su questa resistenza, non essendoci corrente, non c'è neanche tensione. Quindi in realtà V2 è uguale alla tensione su RC, ma la tensione su RC quanto vale? Vale RC per I1, visto che la corrente che circola in RC è proprio I1. E quindi avete RC per I1 diviso I1 e quindi R2,1 uguale ad RC. R2,1 uguale RC. Adesso facciamo discorso duale sulla porta 2. Quindi ci calcoleremo sulla porta 2 R22. Chi è R22? Dobbiamo invertire i ruoli delle porte. Stavolta nel calcolo di R22, dando sempre a ricordare le definizioni, dobbiamo spegnere la corrente I con 1, imporre la corrente I con 2, quindi qui concettualmente c'è un generatore I con 2, e andare a misurare la tensione ai capi di questo generatore. Quando la corrente I con 1 sia stata spenta, quindi alla porta 1 c'è un aperto. Questa è la tensione che vogliamo. Ok? In altre parole, vogliamo la resistenza equivalente vista dal generatore collegato alla porta 2 quando la porta 1 è aperta. Adesso, se la porta 1 è aperta, cioè la corrente I1 uguale a 0, vale per RA quello che prima valeva per RB, cioè RA non vede corrente, è appeso, quindi se volete lo potete togliere di mezzo. La corrente iniettata da I2 cosa farà? Circolerà su RB, RC e si richiude, senza passare ovviamente per il ramo aperto. E quindi qual è la resistenza equivalente che legge il generatore? La serie RB-RC. R22 uguale RB più RC. E anche questa verifica la condizione di passività. L'ultimo parametro, e così verifichiamo anche la simmetria della matrice R, è la R12. La R12 si misura, si calcola nelle stesse condizioni della R22, cioè con la porta 1 aperta, ma al numeratore non ci vuole V2 ma V1, cioè vogliamo il rapporto tra la tensione a vuoto alla porta 1 e la corrente impressa alla porta 2, esattamente reciproco rispetto alla situazione di R21. Ok? E quindi esattamente come prima, anche qui vi accorgete facilmente che la V1 che state cercando è anche la tensione su RC, ed essendo la tensione su RC, ancora una volta sarà RC per la corrente, quindi RC per I2 diviso I2.
e cioè RC. E quindi abbiamo verificato anche la proprietà di simmetria, cioè che la R12 è uguale alla R21. Ok? I coefficienti R12 e R21 sono uguali, ma potrebbero anche avere segno negativo. Basterebbe cambiare il verso di una corrente o di una tensione. Mentre i coefficienti in diagonale, quelli cosiddetti propri, sono sempre positivi. Quelli mutui possono essere anche negativi, senza violare nessuna proprietà. L'ultima proprietà che vi enuncio, ma non vi dimostro, è una proprietà che in termini di matrici si chiama dominanza diagonale, cioè le matrici delle resistenze, queste matrici dei doppi bipoli resistivi, devono rispettare questa condizione. E cioè che tutti gli elementi fuori diagonale in modulo devono essere minori dell'elemento in diagonale. Cioè non ci può essere una Rm che sia maggiore della R11 o della R22. Ok? Il maggiore in modulo ovviamente, perché può essere anche negativo, mentre questo è sempre positivo. Questo si chiama dominanza diagonale, cioè gli elementi in diagonale sono in valore assoluto i più grandi di tutta la riga corrispondente. Questo viene da un principio di non amplificazione. Se avete una rete elettrica fatta di tutti i resistori lineari passivi, in realtà lineari non serve, se avete una rete elettrica fatta di tutti elementi passivi con un unico generatore, un unico elemento attivo, e allora la tensione massima e la corrente massima è quella del generatore. In qualunque altro punto della rete troverete una tensione inferiore o una corrente inferiore. Del resto, pur non dimostrandovi questo risultato, se ricordate gli esercizi che abbiamo svolto insieme, quando andate a calcolare una tensione o una corrente in un punto diverso da quello del generatore, cosa facciamo? Facciamo sempre partitori. Ogni volta che fate un partitore c'è una frazione minore dell'unità. Questa non è una dimostrazione, è solo per dirvi intuitivamente che se io parto con un generatore da 12 volt e ho una serie di resistori collegati, per arrivare alla tensione dei resistori farò dei partitori e quindi da quei 12 mi ritroverò tensioni sempre più piccole. Chiusa la parentesi. Queste proprietà che vi dico le dovete imparare non perché teoricamente vi servono, ma perché praticamente vi servono, perché una volta calcolata una matrice R andate a verificare il rispetto di queste tre proprietà: gli elementi in diagonale positivi, gli elementi fuori diagonale uguali oppure uguali ed opposti per la H, e poi la dominanza. Ovviamente qui è chiaro che ci sia la dominanza, perché R21 per forza di cose è minore di R11 in quanto è un pezzo di R11. Bene, torniamo a noi. Una volta calcolata la matrice R, possiamo invertire queste relazioni e ottenere le cosiddette formule di sintesi. Cosa significa? In questo sistema, in queste relazioni, io ho fatto l'analisi del mio circuito, e cioè ho preso un circuito fatto di tre resistori, un doppio bipolo, non un circuito, fatto di tre resistori, e ne ho ricavato la matrice R. Adesso immaginate di fare al contrario, cioè immaginate che voi, per il vostro progetto, del vostro sistema, avete bisogno di inserire in un certo punto della rete un doppio bipolo che vi dia una certa matrice R. Però non sapete come fare quel doppio bipolo. Sapete solo cosa dovrà fare il doppio bipolo, cioè dovete progettare un circuito, una rete che vi dia quella matrice. Questo è un problema di sintesi, non è un problema di analisi. Ok? Il problema è di sintesi perché voi avete l'obiettivo finale, ma volete sapere
Qual è il circuito che mi realizza quell'obiettivo? Il problema di analisi normalmente ha una soluzione unica. Il problema di sintesi no. Vi faccio un esempio banale. Se devo collegare, se io so che il mio generatore ha bisogno di un carico da 10 ohm, ci posso mettere un resistore da 10, 2 da 5 in serie, 2 da 20 in parallelo. Quindi le soluzioni che mi danno lo stesso obiettivo finale sono infinite. Se io però ho due resistori da 20 e faccio l'equivalente, ottengo sempre 10. Quindi il problema diretto, l'analisi, ha soluzione unica. Il problema inverso, la sintesi, ce ne ha infinite. Allora, se io volessi realizzare una matrice, un doppio bipolo che realizza una matrice imposta, potrei usare queste formule per dire una possibile realizzazione. È proprio questo. Perché se vado ad invertire queste formule, ottengo, per esempio, partiamo da RC. RC è uguale a R12 che a sua volta è uguale a R21, e cioè RM, elemento in diagonale. RA sarà uguale a R1, 1, meno RM, RB sarà uguale a R2, 2, meno RM. Okay? Quindi vedete, nelle formule di sintesi, io a partire dagli elementi della matrice calcolo quali sono gli elementi da mettere nella posizione A, B e C di uno schema T. Questo non è nient'altro che questo in cui invertiamo i ruoli. Nell'analisi le variabili note sono RA, RB, RC, i parametri noti. Nella sintesi i parametri noti sono R11, R22, RM. Ok? Questo significa che una matrice R è realizzabile, sintetizzabile con, ad esempio, uno schema T con tre resistori i cui valori sono questi. Ok? Bene, poi ci torniamo. Vediamo invece lo schema pi greco. Nello schema pi greco avete tre resistori montati in questo modo. Vi farò vedere che con questo schema è molto più semplice ragionare con la matrice G che non con la matrice R. In realtà nessuno ci impedisce di calcolarci la matrice G di questo o anche la H e la matrice R di questo, però andiamoci per gradi. Oggi vi presento gli schemi più semplici, anche le corrispondenti caratterizzazioni più semplici. Nella caratterizzazione della matrice G sono le tensioni ad essere impresse, le correnti a essere le uscite, tra virgolette. Quindi quando mi calcolo G11, che circuito devo andare a risolvere? Devo risolvere un circuito in cui ho applicato una tensione V1 alla porta 1, ho chiuso la porta 2 in corto, che ho spento V2, e mi vado a ricavare la corrente della porta 1 facendone poi il rapporto con la tensione che ho impresso. Quindi sarà G11 per definizione è la conduttanza equivalente vista alla porta 1 quando la 2 è in corto, e quindi è il rapporto I1-V1 quando V2 è uguale a 0. Ho detto applicate semplicemente quelle formulette e spegnete uno l'altro addendo. Adesso se V2 è uguale a 0, che fine fa G con B? È messa in corto, quindi non c'è più, lì corrente non circolerà più. Così come precedentemente la resistenza in serie ad un aperto era, non dava alcun effetto perché non avendo corrente non ha tensione, la resistenza o conduttanza in parallelo ad un corto non avendo tensione non vede corrente, quindi la, se volete la potete anche cancellare completamente. Se questo è vero rispetto al generatore, come sono messe GA e GC? Mm?
questo sparisce, G con A si ritrova in parallelo a G con C. E quindi, trattandosi di conduttanze, io vi ricordo che le conduttanze si sommano in parallelo. Mi sarà G con A più G con C. Quindi scriviamoci anche qui le formule di analisi di questo doppio bipolo. Avremo G11 uguale GA più G con C. Lo stesso circuito mi consente il calcolo di G21. Chi è G21? Applichiamo anche qui la definizione. G21 sarà calcolato sempre con la porta 2 in corto. Ridisegniamoci G con B, anche se abbiamo detto non conta nulla, ma stavolta a numeratore devo andarmi a calcolare la corrente I2, quindi la corrente di cortocircuito, questa qui. Quindi il termine noto è sempre il generatore V con 1, quindi la rete è sempre alimentata dalla porta 1 con lo stesso generatore ed è sempre chiusa su un corto, ma stavolta non mi interessa la corrente del generatore ma la corrente di corto, quindi la I con 2. Quanto vale la I con 2? La I con 2 è la corrente di corto, ma per effetto del fatto che G, B praticamente non esiste più, è anche la corrente di chi? Di GC. Quindi la posso anche calcolare come corrente su GC. Ma su GC che tensione c'è? C'è la tensione del generatore. Abbiamo detto prima, GC è in parallelo a GA, è in parallelo a V1. Quindi la tensione su GC qual è? Se vi ridisegno il circuito così sarà più evidente. Vedete, qui c'è GA, qui c'è GC, G con B non esiste più e sto cercando questa corrente I con 2. Siete d'accordo? Questa è la situazione che stiamo analizzando. In questa situazione voi state cercando I2, conoscete GC e sapete che tensione gli abbiamo applicato. Quindi quanto vale quella corrente? GC per V con 1. No, cosegno meno. Perché c'è la convenzione del generatore. Se io riporto la tensione V1 qui, guardate, ci vuole segno meno, quindi sarà uguale a meno GC per V1 diviso V1, e cioè meno GC. Ok? Questa la chiamo G21. Fatevi da soli il calcolo della G12 anche per allenarvi e trovereste facilmente la simmetria, e cioè che se fate G12 ancora una volta vi verrà meno G con C. Ok? Quindi questo lo lascio come esercizio, così come vi lascio come esercizio il calcolo di G22. G22 significherà fare lo stesso discorso che abbiamo fatto per G11, ma a parti invertite, cioè vi mettete alla porta 2 e chiudete in corto la porta 1. Se fate questo e andate a calcolarvi la conduttanza equivalente che legge V2, troverete facilmente GB più GC. E quindi abbiamo chiuso con le formule di analisi. Dalle formule di analisi potreste chiedere
cosa accade per la sintesi. Basta invertire queste formule. Se io ho una matrice G da realizzare, qual è un possibile schema che mi dà questa matrice? Un possibile schema è quello a pi greco, dove G con C sarà meno GM, G con A è uguale a G11 più GM, G con B è uguale a G22 più GM. Ok? Dove ovviamente GM, abbiamo detto, è G12 uguale G21. E quindi anche in questo caso avete la possibilità di sintetizzare, cioè di progettare un circuito che vi dà quelle caratteristiche. Quindi la sintesi lo vedremo soprattutto nella seconda parte di questo corso, dove gli esercizi saranno esercizi di sintesi, mentre nella prima parte sono esercizi di analisi. In altre parole, vi do un circuito e vi chiedo calcola di questo, calcola di quest'altro. Negli esercizi di sintesi vi do un obiettivo e noi dovremo verificare quali delle possibili soluzioni sono compatibili con quell'obiettivo. Chiudo con un calcoletto che ci tornerà utile in seguito, che è basato su un concetto di connessione di tre resistori, in questo caso in generale di tre bipoli, a stella e a triangolo. Allora, la stella di tre resistori è un tripolo realizzato in questo modo: i tre resistori hanno un morsetto in comune che si chiama centro stella e poi un morsetto libero. Quindi i morsetti a cui ci collegheremo sono i tre morsetti liberi di questo che è un tripolo. Questo tipo di configurazione si chiama stella. Questo sarà molto utile quando studieremo i sistemi trifase. L'altra possibilità di realizzare un tripolo con tre resistori è il cosiddetto triangolo. Chiamiamo, che ne so, 1, 2 e 3 i morsetti. 1, 2, 3 i morsetti, R1, 2, no, perché questo poi ci fa confondere con la numerazione precedente. Allora chiamiamo X, Y e Z, X, Y e Z, X, Y e Z, questo sarà RXY, questo RYZ e questo RXZ, questo è il cosiddetto triangolo. Allora, come vedremo quando studieremo i sistemi trifase, dove i carichi sono collegati a tre linee, che chiameremo le tre fasi del sistema, ci sarà molto utile studiare queste due configurazioni. Dal nostro punto di vista, oggi li vediamo semplicemente come due tripoli. Ok? Allora, essendo due tripoli collegati agli stessi tre morsetti, uno si può chiedere come faccio a trasformare questo in questo, e ci servirà, sarà utile in seguito, le cosiddette trasformazioni stella-triangolo o triangolo-stella. Cioè, come abbiamo fatto per serie e paralleli, queste configurazioni non sono classificabili né come serie né come paralleli. Quindi sono ulteriori configurazioni che finora non avevamo visto, stella e triangolo, e sono anche le ultime che vedremo, quindi non vi preoccupate, non vi inventerò altre configurazioni. Quelle base sono serie, parallelo, stella e triangolo. C'è la possibilità di ricavare una corrispondenza. Le formule le troverete nei testi e non è questo l'obiettivo. Quello che volevo farvi osservare è che per stabilire una corrispondenza tra questi due si può concettualmente utilizzare i risultati di prima. Perché vedete, sebbene io li abbia disegnati in modo diverso, che cos'è lo schema T? È una stella dove
uno dei morsetti graficamente è stato esploso per farlo diventare, tra virgolette, un doppio bipolo. Ma se guardate come sono collegati, in realtà il morsetto 1 primo e 2 primo è un unico morsetto. Ok? Non sono due morsetti, è uno solo che per ragioni grafiche, per evidenziare il doppio bipolo, io ho esploso. Allo stesso modo anche lo schema pi greco. Lo schema pi greco, se andate a chiudere i due morsetti che poi coincidono, uno primo e due primo, cosa diventa? Diventa questo. Allora, come si fa a rendere equivalenti questi due schemi? È semplice. Se i due schemi sono equivalenti, devono avere la stessa matrice, o R o G. Quindi, voi vi ricavate la matrice, che ne so, la matrice R da qui, dallo schema a stella, ve la ricavate dallo schema a triangolo, le due matrici devono essere uguali. Se sono uguali, allora sono equivalenti. Vi faccio il calcolo per il caso più semplice, che poi è quello che useremo nei nostri esercizi. Allora, se voi vi calcolate la matrice R con le formule che vi ho dato prima, essendo uno schema a T, poi vi calcolate da qui la matrice G con le stesse formule, invertite quella G e la uguagliate alla R, trovate le condizioni di equivalenza. Se facciamo questo per un caso molto particolare, la cosa diventa banalissima. Supponiamo che tutte le resistenze siano uguali a stella e a triangolo. Quindi no, questo è il caso generale, dovete imporre l'uguaglianza delle matrici. Facciamo un caso particolare, immaginate che RA uguale RB uguale RC, chiamiamola resistenza a stella, RY, Y ricorda nel suo simbolo la stella. E poi supponete che RXY uguale RXZ uguale RYZ uguale a R delta. Ok? Benissimo, chi è la matrice delle resistenze dello schema pi greco? L'abbiamo calcolata lì. Quindi sarà RY, sarà questa, 2, 1, 1, 2. Vedete? Perché se le R sono tutte uguali, metto in evidenza il fattore comune e mi resta, vedete, gli elementi propri valgono 2R e gli elementi mutui R, quindi la matrice è questa qui, siete d'accordo? Guardate là in alto, stiamo dicendo che RA, RB e RC sono tutte uguali, quindi R11 chi sarà? 2 volte RY, R12 chi sarà? RY. Metto in evidenza RY e ottengo questa matrice, d'accordo? Lo stesso posso fare con G. La matrice, questa è la matrice dello schema a stella. La matrice G dello schema a triangolo chi sarà? 1 su R delta, cioè la conduttanza che è uguale per tutti, 2 meno 1, meno 1 è 2. Ok? Benissimo, adesso per imporre l'equivalenza e quindi per trovare quando io la relazione che lega RY a R delta, cioè cosa succede alla resistenza se invece di montare la stella la monto a triangolo, nel caso particolare in cui tutte e tre sono uguali, questo vale solo per il caso particolare, altrimenti dovete seguire lo schema di prima, basta invertire G e uguagliarla ad R, o se volete invertire R ed uguagliarla a G. Allora, l'inversione di una matrice 2x2 è semplicissima, ricordate come si fa? L'inversione di una matrice 2x2, si scambiano i posti degli elementi in diagonale, ma in questo caso sono uguali, e si cambia segno a quelli fuori diagonale, e poi si divide per il determinante di questa matrice. Determinante 4 meno 1, 3. 4 meno 1, 3, quindi è sempre 3. Fate questa operazione, imponete l'uguaglianza e ricavate questo. Verificatelo da soli. Questa è la condizione di uguaglianza, di equivalenza, scusatemi, tra i due schemi.
Se vado ad imporre l'uguaglianza che la matrice R dello schema a triangolo sia uguale all'inversa dello schema a stella, scusatemi, sia uguale all'inversa della matrice G dello schema a triangolo, posso ricavare immediatamente qual è la condizione, che è questa. Se avete uno schema a triangolo con tre resistori uguali, lo potete sostituire con uno schema a stella. Scusatemi. Se avete uno schema a stella con tre resistori uguali, lo potete sostituire con uno schema a triangolo moltiplicando per 3 i valori di quei resistori. E dal punto di vista del tripolo c'è la perfetta equivalenza. Ovviamente quello che fate sulle resistenze vale ovviamente in verso opposto per le conduttanze. Quindi quando passate da stella a triangolo moltiplicate per 3. Quando passate le resistenze dividete per 3 le conduttanze e viceversa. Quindi, come vedremo, ci sarà un semplice fattore moltiplicativo 3 che ci consentirà di ridisegnare questo carico in questo modo e viceversa. E questo, come vedremo, ora non ne apprezziamo l'utilità, ma quando studieremo i sistemi trifase vi farò vedere come sia importante poter trasformare stella, triangolo e viceversa, perché facendo così si possono semplificare le analisi di questi circuiti.